ringrazio l'ingegner Scala per aver accettato l'invito a venirci a parlare di quella che è la sua passione collezionistica, una delle sue passioni collezionistiche, e soprattutto a, come dire, parlarci da questa esperienza di quasi 50 anni di collezionismo di medaglie pontificie. Quindi abbiamo pensato un po' di organizzare questa chiacchierata, anche considerando che era la fine della giornata, insomma, quindi anche con un po' di rilassatezza, appunto focalizzando le domande su alcuni temi. E il primo tema che un po' incuriosisce, perché ovviamente abbiamo visto adesso questi oggetti, abbiamo visto la loro fortuna visiva, il loro senso della storia, la loro genesi, tutte queste cose qui. Ecco, una domanda che un po' viene così pensata, cioè che viene, è quella sul mercato. Cioè, effettivamente, per esempio, qual è adesso la disponibilità nel mercato di questa produzione? Cioè, nel senso, è un oggetto che ancora si può collezionare, non si può collezionare? Così ci sono stati delle variazioni in questi anni, per esempio. Allora, mi spiace se sto in piedi perché sono stanco, sono stufo di star seduto. Ecco, io partirei proprio alla lunga perché io cominciai a interessarmi di medaglie e placchette, cioè di multipli di scultura, più di 50 anni fa. Non ero ancora sposato, mi sono sposato nel 60, quindi negli anni 50. Il perché non lo so. Perché non lo so, ecco, e poi così a posteriori, diciamo, le ragioni potrebbero essere le seguenti. Io non ho una tradizione di famiglia per l'amore nelle arti, nessuno, né mio padre né mia madre, non ho nessuno che mi abbia trasmesso questa passione, però. Una delle ragioni è sicuramente che volendo fare una collezione di oggetti d'arte di grandi artisti non sarebbe stato certo possibile per un borghese come me, sia pure benestante, rivolgermi alla pittura, alla scultura, perché immaginatevi voi, già vedete adesso, immaginate i capolavori cosa possono costare. Mentre invece con i multipli, sia nelle placchette che nelle medaglie, era possibile radunare in una casa borghese, in pochissimo spazio, la biblioteca, indispensabile perché qui poi fra l'altro i testi, i sacri testi, poi ne parleremo magari, Sì, certo. non sono moltissimi, sono molto cari perché sono rari, però non sono moltissimi. Il materiale. Due cassettiere, io no, una per le placchette, una per le medaglie, tutto lì. Quindi gli spazi piccoli e poi, essendo multipli, naturalmente dei prezzi più accessibili e però dietro qui, dietro sia le placchette che le medaglie, i più grandi nomi della storia dell'arte. Io mi sono rivolto soprattutto agli italiani, per una scelta, per limitare la scelta, anche per così. E così è partita la cosa. E poi c'è forse una ragione anche. Non so se vi siete mai accorti che di fronte a un'opera d'arte anche sublime, tutti noi, ci abituiamo alla sua presenza. Dopo un po', sì, la si osserva, ma non la si gode più. Ci si abitua all'opera d'arte. E io mi sono accorto che quando mettevo via i miei quadretti per la vacanza estiva, stavano via un paio di mesi e poi invece quando li ritiravo fuori, li riappendevo e ancora mi davano un'emozione. E questo succede un po' con le medaglie e con le placchette. Tutti questi cassettini che ho, alle volte sto magari qualche mese senza guardarli e quando dico, no, però, e allora noto degli altri particolari e mi ridanno determinate emozioni. Ecco, queste sono forse le ragioni che mi hanno indotto. Naturalmente poi sono ingegnere meccanico. Quindi, diciamo, la mia formazione di base, così, ma ha fatto in modo che mi divertisse molto anche, la tecnica di cui avete sentito qualcosa oggi, di produzione e poi quindi l'originale, la copia, l'antico, eccetera, eccetera. Ecco, questa è un po' la genesi della mia passione. Poi tu mi avevi chiesto Del mercato, cioè se ci di sono stati mercato. Il questi mercato, anni. dunque il mercato.
anche qui il mercato c'è stato, diciamo, un mercato, la medaglia ha sempre interessato, perché ecco, prima qualcuno ha parlato di Erasmo da Rotterdam, che è venuto in Italia, si è fatto una collezione di medaglie, è passato da Basilea, ha lasciato il gabinetto Amerbach, non solo, ma poi è andato, quando è tornato in Olanda, tanto per dirvi, allora la medaglia come era già considerata, lui in greco sul fronte della medaglia che si è fatto fare da Quentin Metsys ha scritto, quella sua immagine più vera era quella degli iscritti, però intanto la medaglia l'ha fatta fare a Quentin Metsys, e vi dirò di più, che la medaglia fatta da Quentin Metsys è costata né più né meno 30 fiorini come il suo ritratto fatto dallo stesso Quentin Metsys in pittura. Quindi ecco, questo tanto per dirvi già la medaglia com'era apprezzata ai tempi. Goethe aveva una collezione di medaglie che ancora esiste, esiste la pubblicazione, quindi già allora pensate la medaglia com'era. E naturalmente quando c'è stata questa rinascita di interesse per diciamo la medaglia rinascimentale, a cavallo fra l'Otto e il Novecento, la formazione del Museo di Berlino, di Bode, e naturalmente qui la medaglia è diventata veramente oggetto di collezione ambitissimo, tanto che io direi, avevo detto alla Giulia di prendere qualcosa, se voi vedete i cataloghi di vendita delle grandi collezioni, la Lanna, la Löbbecke, eccetera, tu hai fatto qualche fotografia, come si fa a farla vedere? Erano cataloghi costosissimi, ecco, tanto per darvi l'idea, erano cataloghi in quarto grande che costavano una fortuna. Quando ecco. Però forse magari facciamo un po'. Ah sì, questo viene dopo. Vedi, io sto andando avanti così. Allora, stavo andando del mercato, per quello, tu hai detto del mercato, il mercato, quindi costavano fior di. Qui le medaglie costavano dei patrimoni, le medaglie vere. E ma per esempio adesso si trovano ancora esemplari? Adesso ne trovano sempre meno, perché il collezionismo è praticamente inesistente. Io vi dico, il materiale non ce n'è più sul mercato, ce n'è pochissimo. Quel poco materiale, io ho comprato ancora tante medaglie dalle collezioni private. Se esce qualcosa passa attraverso le case d'aste. Ci sono questi grandi collezionisti, l'ultima collezione cui per fortuna ho potuto accedere è stata quella di Luc Smolderen, che è stato quello che ha fatto la monografia di base di Jonkelink, che è passata all'asta adesso, e vi dirò che proporzionalmente costano meno adesso le medaglie di quanto costassero all'inizio del secolo scorso. Tanto per darvi un esempio, forse quello si riferiva con la medaglia di Filippo Maria Visconti. Ecco, questo è un esemplare mio di Filippo Maria Visconti, e non è bello come quello del castello che avete visto prima, anzi poi alla restauratrice che darò anche un consiglio, perché aveva una patina di base grigia, questa raspata in parte, però è una medaglia che credo assolutamente coeva, va bene le misure, va bene tutto, è più o meno della qualità di quella di Modena. Ecco, questa era passata nel 1934 a Zurigo, e in quell'asta aveva fatto 3.500 franchi svizzeri, che era una fortuna, si comprava un appartamento grande, insomma, ecco, con quella cifra. E poi è stata sepolta, io l'ho comprata non molto tempo fa, e vi dirò che in proporzione l'ho pagata molto molto meno, ecco, questo per dire, e credo sia l'unico esemplare coevo passato nell'ultimo secolo sul mercato di questa medaglia. Ecco, questo per dire, quindi il mercato c'è, il mercato ci sarebbe se ci fosse il materiale praticamente di medaglie rinascimentali, stiamo parlando di medaglie fuse rinascimentali, cioè quelle che trovate sul corpus dell'OIL, sul mercato ce n'è pochissime, tanto da scoraggiare chiunque volesse mettersi oggi a collezionare medaglie di quel tipo. Questo naturalmente non è vero per le medaglie barocche, per esempio. Infatti, ci sono state adesso le medaglie barocche, però... Le medaglie barocche adesso fuse, tutte quelle della scuola fiorentina, sulla di Venzi, Selvi, eccetera, eccetera, costano relativamente poco, cioè costano una bella medaglia, un bel esemplare, 500-600 euro, per darvi un'idea. Ecco.
non è quindi ancora oggi, se uno piacesse, quel tipo di medagliistica potrebbe realizzare una bella collezione. Invece le aste, quali sono state storicamente, o le case d'aste più importanti? Beh, le case d'aste più importanti sono anzitutto, diciamo, da sempre Sotheby e Christie, proprio attraverso di quello. Poi dopo le grandi tedesche, l'Epke, mi pare che la Lana l'abbia venduto l'Epke, e le grandi case tedesche, e poi le svizzere, e soprattutto la Lloyd Bank, che però adesso ormai non, anche lei l'ultima asta l'ha fatta, non mi ricordo più, nel 2000, cos'era, quella dove c'è stata una bella asta di medaglie rinascimentali, che era la collezione svizzera. Ecco, però oggi se ne trova sparsa una qui, una là, alle volte, sfogliando i cataloghi. Poi, ecco, vabbè, Morton & Vivien oggi è il numero uno per le medaglie rinascimentali al mondo. Sono praticamente il signor Morton e il signor Tom Eden, erano i due funzionari che si occupavano delle aste di monete e medaglie dalla Sotheby's. Poi Sotheby's ha trovato conveniente chiudere il dipartimento e lo si sono messi per conto loro. E fanno delle aste, però ne fanno un paio all'anno, e sono passate ultimamente, è stata la casa d'aste assolutamente la più importante. Ecco. Quella che vedete in copertina lì è una medaglia addirittura d'oro che aveva fatto, mi pare, 350.000 sterline qualche anno fa. Questo qui è la Stack Collection. Questo Stack era un mercante americano che aveva rastrellato medaglie sul mercato e poi ha avuto dei dissapori con il suo socio e le ha messe tutte sul mercato in una vendita. Invece l'altra cosa che ci chiedevamo, visto questa appunto esperienza pluridecennale, è quale personalità o studioso, artisti, cioè chi è che ha incontrato che si occupava di medaglie in questi decenni? Beh, dunque, io non ho conosciuto Hill, con Pollard eravamo, diciamo, veramente amici, sono stato io da lui a Cambridge, è venuto lui da me, è stato qui in Italia, assieme abbiamo visto il medagliere del Castello, abbiamo visto quello di Brescia. Poi che posso dire, i collezionisti, ecco, Cher è stato un po' il mio avversario in molte molte vendite, quello che adesso ha praticamente lasciato la Free Collection e di cui faranno un catalogo e un convegno, credo anche in settembre. Ecco, Cher, un amico anche lui, e poi non è che Johnson, dunque, che è stata secondo me molto interessante per la medaglia italiana, per l'interesse, è stata la moglie, è stata la Veglia, la quale purtroppo, la Veglia Johnson, è mancata presto. È rimasto Louis Johnson, che era veramente un galantuomo, è stato presidente della società numismatica, anche quello un amico carissimo, però lui aveva fatto anche una collezione di medaglie che poi ha venduto attraverso Crippa in 2 o 3 cataloghi. Però, come molti collezionisti, ecco, questo è un altro aspetto da vedere. Io però, se sono lungo, me lo dite, no, che assolutamente. Più che raccogliere la medaglia per se stesse, raccogliono la medaglia per quello che rappresenta, cioè raccolgono la medaglia per il personaggio fisato, e qui in Italia abbiamo ancora molto collezionismo. Uno che so io raccoglie tutte le medaglie su Giuseppe Verdi, quell'altro tutte le medaglie su Rimini, quell'altro su eccetera eccetera, cioè medaglie ad argomento. E allora lì più che altro Johnson ha fatto della sua collezione un catalogo in 3 volumi che non è interessante per i pezzi in se stesso, perché la grandissima maggioranza sono rifusioni delle medaglie quattrocentesche e primo 500, però è interessante per la storia dei personaggi, perché è stato veramente molto molto dettagliato, ecco. E la stessa cosa è valsa per Voltolina. Voltolina aveva una grande collezione di medaglie su Venezia, di tutti i periodi, una grandissima collezione che è andata all'asta alla fine del secolo scorso, proprio alla fine, a cavallo, a Londra. Ha fatto 3 cataloghi che sono 3 monumenti, dove anche lì i pezzi
non erano di grandissima rilevanza, però la parte storica dei personaggi è interessante, è molto interessante. E con Zeri hai mai parlato di medaglie? Eh? E con Zeri hai mai parlato di medaglie? Ah, beh, con Zeri. Dunque, Zeri, io ho avuto il piacere, l'onore di conoscere Zeri, frequentava casa mia, non so bene perché, non ho mai capito perché, perché lui, io ero un dilettante, veniva da me, quando veniva a Milano, spessissimo veniva a pranzo. E un giorno mi ha trovato lì, avevo lì, non mi ricordo, delle medaglie, delle placchette, e quando ha visto, per l'amor di Dio, per l'amor, tutte false, così mi dice. Praticamente, non, assolutamente, non sì, sicuramente credeva e pregava quello che le medaglie volevano dire, poi quanto poi alla medaglia in se stessa, vabbè, non aveva pratica e non aveva fiducia, ecco. E tanto meno in me. Ecco, l'altra domanda, però un po' l'abbiamo già anticipata, comunque effettivamente diciamo, questa passione collezionistica ha portato poi anche ad attrezzarsi, quindi la nascita di una biblioteca specializzata. E quindi appunto quali sono secondo te i testi che ancora adesso, cioè quali testi, come li hai trovati? Beh, insomma, anzitutto qui purtroppo, ecco, facciamo un po', ecco, questo è importante, credo, per voi se vorrete, non dico interessarvi, ma almeno, dunque, per le medaglie esistono dei Vangeli, dei sacri testi, anzitutto andiamo in ordine cronologico, io direi, il primo vero catalogo che ancora oggi è importante è il Mazzucchelli, è un libro del Settecento, che è un libro ancora oggi importantissimo, con le medaglie riprodotte, incise, con il testo in italiano e in latino, dove molte di queste medaglie lì riprodotte sono confluite nel Museo di Brescia, quindi sono ancora lì, ed è un testo valido ancora lì. Subito dopo viene l'Armand. L'Armand è un testo, prima ha fatto due volumi, poi si è accorto che mancavano ancora molte medaglie, ha fatto un terzo volume ed è, direi, un volume molto completo, senza illustrazioni, fatto da questo francese, e praticamente si interessa di medaglie a tutto il Cinquecento, vero? Sì. Tutto il Cinquecento. Poi il campo si scinde, c'è lo Hill che si occupa delle medaglie fino a Benvenuto Cellini. E allora lo Hill, e là avete, ho visto che avete un paio di copie di Hill, originali dello Hill, quello si chiama il Corpus, e naturalmente ha ripreso l'Armand correggendolo, ma facendo veramente un'opera eccezionale, in quanto per ogni medaglia rinascimentale ha citato gli esempi che ha conosciuto, dando per ogni esempio le misure, alle volte un commento veramente sintetico, e riproducendone una in un secondo volume. Attenzione, le riproduzioni sono scala 1 a 1. E non solo, ma lui non riproduce la medaglia con mezzi fotografici. Lui fa di tutte le medaglie, fa un calco in gesso, perché lui non vuole che chi guarda la medaglia sia influenzato dalle patine, dai colori, ma che guardi all'oggetto in se stesso. Quindi fa un calco in gesso e fotografa il calco in gesso. Quindi tutte le fotografie le calco in gesso. E poi di tutte le medaglie dà la misura. Già vi ha accennato prima la dottoressa Villani sull'importanza delle misure, perché, ma però per voi è importantissimo, lo ripeto perché è fondamentale. La misura, che è il diametro in genere della medaglia, è fondamentale. Non come medaglia, come misura in se stessa, perché alle volte la medaglia può avere delle sbavature, un bordo un po' più largo, però diciamo che l'altezza della figura, il diametro, per esempio, preso sull'esterno delle lettere, è fondamentale, perché a ogni rifusione, perché ogni medaglia, come dicevo, in genere sono fatte queste fuse a staffa, non a cera persa, quindi non hanno sottosquadre, quindi si possono prendere le medaglie stesse e usare come modello. Però se le usate come modello, e anche se fate le cose benissimo, uscirà una medaglia, magari perfetta, però più piccola. Se è in bronzo, dall'1,6 al 2%. Se è in argento,
anche quella sarà intorno al 2%. Se è in piombo, è vero che il piombo fonde più basso, però ha un coefficiente termico di dilatazione lineare più alto, per cui il piombo diminuisce un po' meno, il piombo diminuisce circa dell'1%. Infatti i piombi, le medaglie, io dico buone fra virgolette, i piombi sono un pochino più grandi normalmente. Questo è fondamentale per voi di saperlo. È la cosa, è veramente la ricetta number one. Bene, quindi torno all'OIL. L'OIL per ogni medaglia ha messo una misura. Una misura e ha messo il luogo dove si trovano gli esemplari più importanti. Dopo l'OIL, tanto è vero, l'OIL poi ha fatto una piccola pubblicazione, Not in Armand, cioè l'OIL ha scoperto poi che l'Armand non aveva proprio coperto tutto il campo, ma ne aveva stato scoperto un pochettino e ha fatto la pubblicazione Not in Armand. Con questo lui copre praticamente il campo della medaglia italiana rinascimentale fino a Cellini. Ok? Bene. Dopo l'OIL non esisteva niente di così importante, non esisteva più il Vangelino per il collezionista. Per fortuna è arrivato Atwood. Atwood oggi è il capo dipartimento delle medaglie al British Museum e ha fatto praticamente una monografia sulle medaglie nel Regno Unito, praticamente di tutto, da dove finisce l'OIL fino al 500, fino al 600, diciamo, 620. Come c'è scritto? Ecco, nel 1600, ecco, fino al 600. E ha lasciato perdere le papali. Le papali non le ha messe. Ne ha messe, invece di metterle come elenco, le ha... Alle volte, quando fa la descrizione degli autori, gli mette vicino le foto, anche qualche foto delle papali più importanti, per dire. Però le papali, ecco, questo è l'altro sacro testo, anche questo è quasi altrettanto valido come l'OIL, con delle illustrazioni non sempre validissime, però anche lui, diciamo, è veramente... è l'altro testo su cui si può contare. Poi esistono tanti altri testi minori che però hanno una rilevanza molto inferiore, che però bisogna avere, perché alle volte capita un esemplare, si va a vedere l'OIL, se quello, però l'OIL ne cita altri due o tre e non si hanno le foto, allora si va a cercare o nei cataloghi d'asta, che bisogna avere purtroppo, oppure si va a cercare nei cataloghi delle collezioni particolari e via dicendo. Ecco, questi comunque non voglio andare oltre perché qui questo parliamo, ecco, tanto per farvi vedere cosa, come erano considerate le medaglie. Già si è fatto un accenno prima alla collezione Dreyfus, che è stata comprata dall'Antiquario di Wien. Per l'Antiquario di Wien l'ha comprata negli anni 30, per poterla rivendere si è fatto un catalogo, il Duvin. Ce l'ho qui. Questo, esattamente. Prova a tirare fuori. Eccola qui. Questo robo qui, la Giulia ha messo sopra il mouse a vedere quanto grande è sto libro. È in quarto grande così. Tanto per dirvi, questo libro ha l'ex libris di Gronau. Quindi praticamente era... è la copia mia e che ma per dirvi che la ricchezza che ritenevano i mercanti giustificata per l'importanza della collezione. Quindi questo vi dà l'idea di quanto fosse considerata importante la medaglia. Purtroppo poi, secondo me, c'è stata una decadenza, diciamo. Io sono estremamente grato qui anzitutto a Lucia, ma poi sono grato anche al direttore di aver organizzato questo, perché io spero di riuscire a instillarvi un minimo di entusiasmo in questo campo, che per me... Io non dico di interessarvi solo di medaglie, però può essere un campo veramente complementare, importantissimo, perché c'è un legame così stretto con la storia dell'arte in generale che secondo me è ineluttabile occuparsi di medaglie. Poi è ancora tutto un campo da scoprire, perché... Adesso passiamo all'altra domanda. Questo diciamo anche in chiusura... quando appunto cerchi o valuti un pezzo, su che elementi, su qual è
com'è che procedi? Insomma, beh, che anzitutto l'istinto, la prima cosa è quando vedo una cosa, se mi emoziona, però questo viene poi con l'esperienza e con tutto. Prima l'istinto, io non ho, io non raccolgo generi particolari, eccetera. Io prendo, io sono un dilettante, cioè faccio quello che mi piace. Io l'ho fatto perché a me sta passione ha riempito la vita per 50 anni, quindi ma non è che... Prima cosa è l'istinto. E poi naturalmente entrano anche dei ragionamenti, come dicevo il diametro. Ecco, questa è la mia medaglia del Bentivoglio, che ha 112 mm di diametro, ce n'è una sola alla Cabinet de Médailles a Parigi che ha più o meno la stessa misura, tutte le altre sono più piccole. Quindi io ritengo questo essere uno dei primi esemplari. Qui, vabbè, poi entriamo nelle cose migliori. Questa, come vedete, questo era lo sperandio che è un bel ritrattista, molto più scarso come compositore e soprattutto faceva fondere un fonditore tremendo. Vedete quei due ritiri, quelle due ombre là? Perché ci sono? Ci sono perché non ha proporzionato le materozze, i carichi di materiale, non ha fatto dei canali sufficientemente grandi da compensare il materiale che si ritirava dal momento in cui il materiale è fuso, al momento in cui diventa solido, il materiale si ritira. E se non si mantiene una certa pressione in alto con la materozza, in modo tale da poter riempire mano a mano che il materiale si ritira, succedono quei pasticci lì. E quindi questo qui per dirvi che insomma purtroppo lo sperandio spessissimo è così, non sono fusioni granché belle. Ah beh, questa perché la facciamo? Ma oppure anche questa qui per esempio, per il rapporto con la provenienza, la collezione. Ah no, beh, questo qui è l'istinto, questo qui niente, io ho moltissimi esemplari ex collezione Chigi. La collezione, quando i Chigi hanno venduto il Palazzo della Riccia, siamo nel 1970, io credo 75-76 l'hanno venduta al comune e prima l'hanno praticamente hanno tolto delle cose che potevano togliere, hanno lasciato i quadri, molti quadri, però le medaglie le hanno tolte, allora sono consigliati, parte delle medaglie sono andate a un'asta nel 74 da Sotheby a Firenze, in due aste, e parte le avevano già vendute prima a trattativa privata. E questa è una di quelle che era l'avvocato Cucci di Rimini, che era un po' come l'avvocato Lemmi adesso, era un po' un consulente un po' specializzato nelle transazioni artistiche, e era stato interpellato e si era fatto pagare in parte in natura anche con questo pezzo, che poi lui ha ceduto a un amico mio, questo amico mio non ha mai voluto cederlo, e c'era questa iscrizione, Matteus PSE Primus Marchio Anno Domini 1531, che io, nessuno sapeva cosa fosse, cioè io sono stato emozionato dalla qualità è, a me ha dato emozione quello, dietro la medaglia piatta, non ha nulla, non è neanche una medaglia vera e propria, perché è un po' una protome, non so come descriverla, ha un diametro di 100 mm, 10 centimetri. E poi il professor Rossi mi stava facendo il catalogo delle placchette, dico, professore mi guardi un po' sta roba qui, chi è questo qua? Questo PP. Beh, è stato bravissimo perché Matteus primo Marchese, PPE vuol dire Petra Perzie, è il genitivo di Pietra Perzia, che è un comune in Sicilia. Allora sono stato fuori, dopo è venuto fuori tutto. Questo Barresi era il contabile di Carlo V, ha finito il servizio con Carlo V, Carlo V l'ha ricompensato facendolo appunto di Pietra Perzia, lui là ha restaurato il castello, ha fatto venire fuori i Gagini, e praticamente Antonello Gagini ha lavorato lì alla chiesa, eccetera. Allora Gagini, si sa che Gagini dai documenti era stato, oltre che scultore in marmo, aveva lavorato in bronzo, tanto che l'unico bronzo conosciuto era uno spinario che era Metropolitan. E allora di qui sia Rossi, avallato poi anche da Cagliotti, che tu hai sentito, che di Gagini uno specialista, dovrebbe essere Antonello Gagini, un bronzo della Gagini.
Ecco, ma voi immaginate, il divertimento per me, sono andato a Petraperzia a vedere la cosa di Barresi con mia moglie, a vedere, guardate, una cosa bellissima. Va bene, allora ci abbiamo verso la chiusura e ecco, questi sono alcuni altri, magari scegliamo un altro episodio un po'. Questo quello... è un pezzo straordinario d'argento. Vabbè, questi sono pezzi belli, in argento. Perché poi l'argento a me non è che dia grandi emozioni, perché è un metallo abbastanza freddo, però naturalmente permette, essendo un materiale molto ben facilmente lavorabile. Ecco, un'altra notizia vi può, così che può essere interessante. Se voi vedete, gli italiani in genere preferiscono il bronzo. Se andate in Germania, preferiscono il piombo o l'argento. Perché? Perché sono più amanti del dettaglio, della finezza esecutiva. E per cui spessissimo le medaglie o le placchette tedesche sono in bronzo o in piombo. In piombo che in genere è di qualità migliore del nostro, non prende così facilmente il cancro perché è più un peltro che un piombo. E certo che permette poi, l'argento permette queste finezze qua, questo qui è Jacopo d'Attrezzo, guardate, questo è un ingrandimento enorme, voi lo vedete così, ma è di una finezza, si contano... Guardate i peli dello zoccolo del cavallo, così, sono cose che io non è che apprezzo, è un pezzo bello per se stesso, non è che mi dia grandi emozioni questa roba, ecco. Però... Va bene. Ecco, no. Direi che... Bene, è tardi, io non voglio tenervi oltre, grazie ragazzi.